Elettronica Inn numero 233 di marzo 2019. Questa è la copertina dove troviamo il telesoccorso GSM, il Mercury System, un interessante sistema di sviluppo basato su microcontrollori microchip, Home Automation con Raspberry grazie alle librerie di OpenCV e tutta una serie di altri progetti che adesso vediamo nel dettaglio. Iniziamo subito con l'editoriale di Arsenio Spadoni, dove parliamo del lato oscuro del digitale. Facciamo un'analisi di quelle che sono lo stato dell'arte dei sistemi digitali, di quelle che sono le preoccupazioni riguardo alla sicurezza, di quelli che sono i problemi legati allo spam che ancora oggi nel 2019 attanagliano tutte le nostre email, riempiendo le nostre caselle con spam e così via. Con l'avvento dei sistemi di smart speaker, Google, Alexa, eccetera, facciamo un'analisi di quelle che possono essere le problematiche legate alle sicurezze. Segue il sommario con le indicazioni di tutte le varie pagine dove troverete i vari contenuti di questa rivista. Iniziamo subito con le domande e risposte che voi lettori ponete alla nostra redazione e alle quali noi cerchiamo di rispondere in maniera dettagliata. Quindi facciamo un'analisi di quella che è la vostra domanda, cercando di trovare tutte le informazioni e dandovi le vostre risposte. Tenete presente che potete contattare anche la redazione o comunque se avete dei problemi di natura tecnica esiste il forum dove rispondiamo direttamente noi della redazione o comunque ci sono diversi utenti che sono in grado di dare le risposte alle vostre domande. La rubrica Digital Transformation of Things, dove facciamo un'analisi di tutte quelle che sono le tecnologie legate al mondo IoT, intelligenza artificiale, tutte quelle che sono le novità del riguardo al mondo appunto digitale, blockchain e così via. Si parte poi con la rubrica componenti e sistemi, dove viene fatta un'analisi di quelle che sono i principali componenti nati in questo periodo. Quindi qua troviamo per esempio i driver MOSFET dell'Allegro, i prodotti dell'ARM, AMS, colonizzatore di spettro, che noi abbiamo anche utilizzato in un progetto che vedremo più avanti. Nuovi microcontrollori dell'ST, Vishai, tutti i maggiori player nel mondo dell'elettronica vengono analizzati in questa piccola rubrica dove vengono appunto mostrati i vari componenti che hanno creato in questo periodo. Segue la rubrica appuntamenti ed eventi, l'appuntamento del 6 marzo con ST a Napoli, piuttosto che Internet of Things ad aprile a Milano, Firenze. Abbiamo tutta una raccolta di quelli che sono gli eventi di questo periodo del mese a venire, di marzo e i primi giorni di aprile. Abbonamento elettronica in 10 numeri 45 euro invece che 60 euro con una serie di vantaggi riservati agli abbonati. Quando sottoscrivete l'abbonamento potete scegliere una scelta tra questi volumi di elettronica per tutti, tra cui Fiscino, Randa, Arduino e così via. Avete la possibilità di leggere la rivista sia in cartaceo, vi verrà spedita direttamente a casa, ma anche in digitale in anteprima. Quindi ancora prima di riceverla potrete comunque sfogliare la rivista in maniera digitale tramite i vostri computer, tablet, eccetera. Inoltre avrete il 10% di sconto su tutti i prodotti commercializzati da Futura Elettronica sul sito futurashop.it. Iniziamo subito col primo progetto, NeoPixel con Wi-Fi di Luca Bellan. Si tratta di un progetto molto interessante. Utilizza i LED NeoPixel, che sono questi LED RGB che integrano un microcontrollore all'interno, un piccolo driver all'interno, e possono quindi essere controllati semplicemente con un pin e permettono effettivamente di realizzare tutta una serie di effetti luminosi fino a qualche tempo fa non impossibili da fare, ma molto più difficili da realizzare. In questo particolare progetto vediamo come possiamo comandare queste strisce, ad esempio NeoPixel, con il nostro fiscino Guppy oppure ad esempio con il Node MCU che monta sempre un SPU8266. Nel primo caso la striscia LED la possiamo interfacciare direttamente pin, visto che il Guppy lavora a 5V, mentre nel caso del Node MCU serve un traslatore di livello che deve portare i 5V a 3, i 3.3 ai 5V per poter gestire direttamente il tutto.
ovviamente sempre parliamo di progetti open source, quindi avete modo di vedere i listati direttamente sulla rivista, un piccolo stralcio, ma comunque sul sito della rivista potete scaricare tranquillamente tutte quelle che sono le librerie e gli stati utilizzati. Nell'articolo facciamo un'analisi dettagliata di quelli che sono i comandi che potete utilizzare per poter comandare queste strisce LED, questi sistemi di illuminazione direttamente da remoto tramite Wi-Fi. Analizziamo ora Mercury System. Si tratta di un progetto nuovissimo sviluppato da Francesco Ficili che permette di realizzare delle applicazioni in maniera veramente molto versatile. È composto da diverse board, facciamo vedere qua un piccolo esempio, dove queste board vengono innestate una sull'altra per poter realizzare dei sistemi complessi di interfacciamenti con interfacciamento Bluetooth, Wi-Fi, GSM. Quindi è composto da una main board che monta un microcontrollore della Microchip con già precaricato il bootloader, quindi facilmente programmabile tramite USB, integra un sistema di ricarica per la batteria, quindi può essere utilizzato anche per wearable senza alcun problema, e questo particolare connettore permette di interfacciarsi con diverse tipologie di modem. In questo caso montiamo un modem Bluetooth HC05, ma possiamo montare, come dicevo prima, anche GSM e Wi-Fi. I connettori sotto permettono di utilizzare le diverse board, quindi possiamo realizzare un sistema di questo tipo con modem, modulino a relay, e noi possiamo gestire i nostri relay direttamente da un'applicazione e così via. Se ci fosse un modulo GSM potremmo tranquillamente gestire i nostri relay tramite per esempio un SMS. Esistono poi tutta una serie di board di interfaccia tipo queste che permettono di avere non impilati ma espansi, quindi sul piano orizzontale, diversi tipi di board. Ma analizziamo un attimo quello che è l'articolo. In questa prima presentazione viene mostrato di che cosa si tratta. Ovviamente vengono fatte le varie distinzioni tra modem board, slave board, main board, e qua troviamo una piccola panoramica. Quindi abbiamo schede relay, Wi-Fi, schede di espansione con anche LCD, quelle di prototipazione ovviamente, moduli ultrasuoni per gestire i servo, per gestire i NeoPixel come di cui parlavamo ad esempio prima. E qua viene fatta una prima panoramica della baseboard, la BB110 attualmente quella disponibile, che monta un PIC 18F46J50 con tutta una serie di periferiche. Qua vediamo effettivamente com'è composta, quindi i pulsanti, i connettori, il connettore della batteria, quindi come viene utilizzata questa board. E qua appunto ovviamente parliamo sempre di progetti open source, quindi abbiamo schemi elettrici e piani di montaggio, troviamo tutto quello che è necessario per poter eventualmente realizzare a casa un dispositivo di questo tipo. Questo per esempio è il modem Wi-Fi, modem Bluetooth, e vedremo poi successivamente anche il modem GSM. Questo è il piano di montaggio, elenco componenti dei componenti utilizzati nel dispositivo. Questo per esempio è un esempio di scheda a relay per gestire il servo, per gestire un sensore di distanza ultrasuoni. Il tutto è realizzato facilmente grazie a un software chiamato Mercury System Framework, quindi tutta la difficoltà di scrittura del codice viene semplificata all'inverosimile grazie a questo framework, che ovviamente è disponibile gratuitamente, si può scaricare dal sito. È spiegato come fare l'installazione, quindi come fare la gestione passo passo di questo framework per iniziare subito a scrivere tramite l'MPLAB IDE il proprio software. Proseguiamo col progetto di punta che abbiamo visto anche in copertina, che è il nostro telesoccorso GSM. Si tratta di un progetto che abbiamo già in parte visto esattamente un anno fa, quando abbiamo parlato del nostro Save My Child. Infatti condivide con questo progetto esattamente la stessa board. In questo primo esempio andavamo a monitorare il movimento dell'auto e la presenza del bambino per dare eventuali allarmi in caso di permanenza del bambino senza la presenza dell'uomo in macchina, e quindi andavamo a inviare degli SMS fino a 8 numeri di telefono. In questo caso ci rivolgiamo invece a un pubblico più anziano. Vediamo, questa per esempio è la nostra board, dove abbiamo fondamentalmente sempre un modem GSM necessario per inviare gli SMS d'allarme, un modulo dell'Aurel ricevitore
che va a interfacciarsi via radio ovviamente al telecomando che può essere appeso al collo, per esempio di un anziano, che in caso di necessità può premere il pulsante, il ricevitore rileva effettivamente questa trasmissione e va ad avvisare chi di dovere. È super protetto questo sistema, infatti esiste anche una batteria che adesso qua vediamo posta sotto la scheda, che permette di far funzionare il dispositivo anche in assenza di corrente. Quindi, dovesse esserci effettivamente un'emergenza proprio a causa della mancanza della corrente, il dispositivo continuerà a funzionare senza problemi. Anche in questo caso, ovviamente, diamo schemi elettrici dove possiamo vedere il microcontrollore principale, il modulo GSM, il ricevitore radio del telecomando, quindi tutto quello che può essere necessario. Spiegazione dettagliata del funzionamento, un piccolo estratto per quanto riguarda il modulo radio dell'Aural che può essere utilizzato ovviamente in tantissimi altri progetti, descrizione di quelli che sono pulsanti, LED di segnalazione e quindi cosa servono, piano di montaggio. Spaccato di quello che si trova all'interno del contenitore, in questo caso stampato in 3D, elenco di comandi, quindi come far cambiare la password, come memorizzare i numeri che devono essere avvisati, quanto tempo deve passare tra una trasmissione e l'altra, quanti messaggi devo inviare. Ovviamente questo dispositivo è anche dotato di ingressi di allarme disponibili su morsetto, quindi oltre a dare l'allarme per la pressione del telecomando palmare, può dare l'allarme perché ad esempio è stata aperta una porta, perché appunto è mancata l'alimentazione, insomma, perché è suonato l'antifurto. Per tutta una serie di motivi ci si può collegare direttamente a un ingresso, anche in questo caso completamente configurabile, quindi l'ingresso va alto, mi manda un particolare tipo di messaggio, l'ingresso va basso, mi manda un altro tipo di SMS. Tutto configurabile semplicemente tramite messaggi SMS e una volta configurato è pronto a funzionare. Questo è il telecomando, vedete molto piccolo, una forma veramente gradevole ovale, un pulsante abbastanza grande per poter essere premuto facilmente e il tutto è disponibile sempre da futurashop.it con trovate i codici poi nel box del materiale. Continuiamo la panoramica del gateway per Internet delle cose. Parliamo di Antennino, che è la nostra board sviluppata da Mirko Ugolini, che permette di avere una trasmissione a bassissimo consumo energetico, tant'è che appunto tutto il sistema viene alimentato semplicemente da due batterie, integra un microcontrollore programmabile come con l'IDE Arduino, e in questa particolare applicazione vediamo come la trasmissione radio di questo modulo venga intercettato da un gateway che abbiamo qua. In particolare da questo modulo radio, viene gestito da una node MCU con SP32, quindi una piattaforma veramente versatile e performante. Tutta la piattaforma è dotata di un modulo alimentatore, un modulo GSM, in quanto i dati possono essere inviati via Wi-Fi o eventualmente backupati anche tramite GSM. Un modulo RTC per la gestione di data ora e un piccolo display OLED per la visualizzazione dei dati principali. Anche in questo caso facciamo un'analisi, si tratta della prima puntata di questo progetto, quindi facciamo vedere come funziona, come è strutturato il gateway, come può per esempio avvenire la trasmissione della temperatura appunto tramite MQTT a un dispositivo esterno. Abbiamo praticamente l'analisi di quello che è il software, l'analisi di quello che è appunto il modulo montato all'interno del SP32, fino alla gestione della pinout, lo schema elettrico che mostra come questi moduli sono collegati tra di loro e come funziona il tutto. Abbiamo anche alcuni jumper per la configurazione sull'antennino per la gestione della modalità low power per poter funzionare correttamente. Vediamo la stringa MQTT che viene inviata in questo caso a una piattaforma che si chiama ThinkBoard, una piattaforma veramente molto interessante e versatile che permette di collezionare i dati che arrivano in MQTT e vedere immediatamente il sistema funzionante online con tutti i dati su grafici di tutti i tipi. Vedremo poi nel prossimo numero proprio questa piattaforma, quindi entreremo nel dettaglio del software per spiegare
come effettivamente funziona. Questa è la seconda puntata del generatore di segnale DDS. Abbiamo visto nella prima come configurare tutta una serie di registri del modulo ADF4351. In questo caso continuiamo questa trattazione per far sì che chi volesse anche realizzare qualcosa di simile, cercando di capire un po' come funzionano i vari registri, possa farlo senza difficoltà. Tant'è che appunto in questa puntata analizziamo tutti i singoli registri, cercando di spiegare quelli che sono i bit più importanti per fare le varie configurazioni. Ovviamente durante l'analisi vengono fatti una serie di esempi, ci sono una serie di grafici che mostrano per esempio in questo caso la sensibilità del VCO e tutta una serie di configurazioni come per esempio il filtro di loop, come è necessario farlo e come può essere poi configurato direttamente dalla parte di codice. Tutta una serie di analisi dei vari segnali che permettono appunto di capire come devono essere eseguite le varie temporizzazioni per poter gestire al meglio questo modulo. Va avanti la trattazione facendo tutta una serie di analisi con anche formule, viene definito come viene utilizzato il modulo duplicatore, il divisore, il prescaler, eccetera. In questa puntata facciamo vedere il piano di montaggio, quindi come è stato realizzato il nostro prototipo. Nella puntata precedente vi avevamo mostrato lo schema elettrico, quindi avete una panoramica completa di quello che è un generatore di segnale DDS come questo caso. Ovviamente si parla poi anche del collaudo dello strumento e quindi per esempio in questo caso mostriamo una schermata che effettivamente mostra quella che è il segnale generato da questo dispositivo. Un paio di numeri fa vi avevamo presentato lo spettrometro che utilizzava i tre sensori di AMS per avere un full range di analisi di questi dati, di queste lunghezze d'onda. In questo caso colleghiamo il nostro dispositivo direttamente al PC tramite un convertitore USB seriale, utilizziamo il software della AMS per avere una serie di dati immediatamente utilizzabili e confrontabili da PC. Qua troviamo gli schemi elettrici di collegamento, quindi in questo caso lo schema blocchi che mostra come i tre sensori che vengono montati sulla breakout board sono gestiti. Vediamo quali sono i pin da utilizzare e come collegarlo appunto tramite il convertitore USB to UART, è il codice che trovate su futuroshop.it, come collegare la breakout 021 che è il codice dello spettrometro al convertitore e di conseguenza al PC con il software. In questo caso un piccolo esempio, una piccola foto che mostra come è collegato il software che permette di gestire tutta una serie di parametri e quindi poi di avere quello che è un andamento della forma d'onda, quindi subito abbiamo l'impronta spettrometrica di quello che è l'oggetto che stiamo andando a analizzare. La breakout 021 costa 49 euro, disponibile su Futuroshop. Il convertitore USB seriale si chiama USB to UART e costa 8 euro, sempre disponibile su Futuroshop. Passiamo dopo a un progetto di home automation con OpenCV. OpenCV è una libreria potentissima di Raspberry e che utilizzeremo anche per progetti successivi. Anche sul prossimo numero ci sarà un'applicazione di OpenCV ancora più evoluta di questa, ma in questa puntata facciamo vedere come possiamo automatizzare la casa, o meglio mettere in sicurezza la casa, andando ad analizzare dei movimenti rilevati dalla telecamera per avere dei messaggi mail di allarme che permettano di essere subito avvisati di una eventuale anomalia. In questo caso vediamo appunto la configurazione passo passo di quello che è Raspbian, quindi il sistema operativo di Raspberry Pi, quindi come andare a configurarlo e come andare ad esempio a collegare la telecamera, come andare a configurare l'IP statico su Raspberry e per poter poi andare a gestire il sistema in maniera completa. Vediamo passo passo anche come installare OpenCV e eventuali dipendenze, come andarlo a configurare nel dettaglio per poi avere appunto tutto il sistema già pronto anche per l'invio delle mail.
Anche in questo caso facciamo vedere appunto con Python come inviare delle mail, come andare a impostare il destinatario, il server SMTP, eccetera, per poter avere poi via mail tutta questa serie di alert con tanto di immagini per poter essere avvisati che effettivamente c'è stato un movimento. Su questo numero, marzo 2019, continuiamo la presentazione delle chip Core Independent Peripheral di Microchip e arriviamo alla quarta puntata. In questa puntata utilizziamo sempre la scheda di sviluppo Curiosity di Microchip e andiamo ad analizzare in questo particolare caso l'hardware che c'è all'interno di questi appunto microcontrollori chip e in particolare l'Angular Timer. Quindi vediamo come può essere utilizzato, in quali applicazioni può essere utilizzato, ma soprattutto come configurarlo per avere il massimo rendimento di questo dispositivo. Quindi cosa effettivamente riusciamo ad ottenere. Vediamo proprio un paragone anche di eventuali test in un caso con l'Angular Timer hard e nell'altro fatto via software, quindi con eventuali ritardi, la configurazione dei registri per avere poi appunto un sistema completamente utilizzabile. Scienze e tecnologie, come sempre questa rubrica parla di quelle che sono il mondo della parte scientifica, quindi onde gravitazionali o eventuali novità, per esempio in questo caso il taxi volante di Boeing e così via, tutte quelle che sono le novità dal mondo scientifico e tecnologico. E finiamo con la rubrica di fonti rinnovabili, dove anche in questo caso vengono trattate tutte quei dispositivi, quelle periferiche, quelle che sono le innovazioni legate al mondo energetico. Quindi parliamo per esempio di Siemens che presenta una turbina da 10 MW, ad esempio, le stazioni di ricarica di Enel e così via, per poi per dare appunto una panoramica di quello che è per esempio in questo caso lo stato dell'elettrico e così via. Prima di lasciarvi vi ricordo che l'abbonamento costa 45 euro invece che 60, sono 10 numeri di elettronica applicata. Trovate tutti gli schemi elettrici, il software completamente open source per potervi realizzare il dispositivo che trovate spiegato in queste pagine. E ricordate che agli abbonati viene riservato un particolare sconto del 10% su tutti gli acquisti effettuati a Futura Elettronica. Inoltre avete la possibilità di ricevere gratuitamente con la sottoscrizione dell'abbonamento anche un libro a scelta della collana elettronica per tutti, quindi da Fiscino, Arduino, Raspberry, Arduino Uno e così via. Inoltre avete come abbonati la possibilità di leggere in anteprima la rivista in formato digitale direttamente dal vostro tablet o dal vostro smartphone. La rivista è comunque disponibile anche in tutte le principali edicole. Se non la trovate potete chiedere all'edicolante di farla arrivare direttamente al distributore, oppure potete andare sul sito La Mia Copia e richiedere che questa rivista venga consegnata direttamente all'edicolante della vostra zona. Vi ricordiamo inoltre che grazie a Futura Elettronica esiste la possibilità di effettuare delle personalizzazioni sull'hardware. Faccio un esempio: avete trovato questo articolo particolarmente interessante, ma vi serviva invece che un relè, vi servivano due relè, vi serviva qualche personalizzazione? Nessun problema. I nostri tecnici sono a vostra disposizione. Potete scrivere a progettazione@futuragruppo.srl.it con una breve descrizione di quelle che sono quella che è la vostra richiesta, di quelle che sono le modifiche che avete necessità di fare, e i nostri tecnici vi faranno un preventivo dettagliato per quello che potrebbe essere il costo da sostenere per effettuare questa modifica. Oltre a fare modifiche software, firmware, ma anche dal punto di vista hardware, possiamo anche andare in produzione per quelli che possono essere i pezzi necessari, da un pezzo fino a infiniti pezzi, quindi senza alcun problema Futura Elettronica può supportare anche il vostro business.
Per questo numero è tutto, ci vediamo a aprile 2019 con il numero 234, non perdetelo perché anche sul prossimo numero vedremo diversi aspetti interessanti. Uno su tutti, vedremo come riconoscere il volto tramite la libreria OpenCV e quindi come anche discriminare se la persona sta sorridendo o meno. A presto!